Tra i soliti problemi e criticità, in particolare penurie di insegnanti ed educatori, riapre la scuola a Napoli. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha scelto un asilo di periferia per inaugurare il nuovo anno. Un nuovo anno in cui l'amministrazione comunale ha deciso di investire risorse del PNRR, soprattutto per colmare le lacune di personale per l'edilizia. Non è un caso, quindi, la visita del primo cittadino e dell'assessore alla scuola, Mauro Astriano, all'asilo nido De Meis di Ponticelli, dove è in corso un progetto di restauro. Noi abbiamo fatto un grande investimento sulle scuole dell'infanzia perché abbiamo fatto assunzioni importanti, 55 maestre, 70 educatori, quindi abbiamo un po' riorganizzato tutti i servizi, c'è stato anche un incremento delle iscrizioni, limitatamente ovviamente ai numeri che noi avevamo disponibili, un investimento importante col PNRR che ristrutturerà tutte le scuole dell'infanzia. La città ha bisogno ancora di ulteriori investimenti perché le domande sono di gran lunga superiori all'offerta che noi abbiamo, quindi progressivamente nei prossimi anni miglioreremo l'offerta con nuove risorse per fare in modo che ci siano sempre più bambini di Napoli nelle scuole materne pubbliche. Questo è un modo per dare una risposta ai bisogni di educazione dei nostri bambini. Stiamo cercando di dare risposte il più possibile operative e insomma, tenendo conto di quelle che sono le tempistiche alle famiglie. Abbiamo anticipato noi come nidi e scuole comunali dell'infanzia l'apertura al 1° di settembre, cercheremo di partire a settembre con la refezione scolastica, quindi stiamo cercando di anche avere il personale al completo il più possibile per poter partire nel miglior modo possibile.